E dovremmo esserci intanto. Allora, saluto tutti, innanzitutto chi è già presente, saluto gli ospiti e ringrazio tantissimo per aver accettato questo invito a un salottino particolare, è abbastanza difficile, poi vedremo perché. Allora, saluto Cinzia e Emilia, innanzitutto. Grazie, Buonasera. grazie per l'invito. Grazie a voi di aver accettato, gentilissime. Eros Poeta, buonasera. E Ciao, grazie anche Pierluigi Mulattieri, buonasera. a te. Ciao a tutti. Due vecchie conoscenze di Mesbet TV, chi ci segue da un po' li conosce, ci hanno dato un sacco di contributo su Twitch TV, ci hanno aiutato un sacco e trovate il meglio del contenuto che abbiamo fatto insieme sul nostro canale YouTube. Invece Cinzia e Emilia li troviamo per la prima volta con noi, quindi sono delle nuove conoscenze e partiremo proprio da loro, anche perché per motivi logistici di DPCM dovrete lasciarci un po' prima, quindi cerchiamo di approfittare prima del vostro sapere, diciamo. Allora, le tematiche di cui ci occuperemo stasera le avete trovate all'interno della discussione dell'evento, sono tre o quattro molto specifiche, tutte collegate tra di loro. Il titolo ho deciso così un titolo un po' provocatorio, Il grande risveglio, poi vedremo perché. È un compito un po' arduo, speriamo di essere all'altezza di guidarvi e guidarci noi dentro questo nuovo periodo percorso dell'umanità, secondo molti, perché poi c'è anche analizzare questo salottino, serve anche se qualcuno ha qualche voce scettica, qualcosa da obiettare, diciamo, è proprio l'occasione anche tra voi ragazzi della chat, fateci sapere, potete dire la vostra, anzi molto gradita, soprattutto poi a fine intervento confronteremo un po' le domande se ci saranno, i vostri punti di vista. Vorrei partire intanto da Cinzia e Emilia, che vi occupate di una cosa particolare, ve la lascio spiegare a voi, che ho già parlato troppo. E quindi vi passo la palla, non so, ve l'accenno, dico solo, partiamo dal discorso delle energie, mi Sì, dicevate. partiamo dal discorso dell'energia. Sì. Allora, io e Emilia lavoriamo con gli ergogrammi. Cosa sono gli ergogrammi? Sono uno strumento per leggere le energie che hanno a disposizione ogni diciamo, essere umano, Certo, ogni individuo. che vi viene data al momento della nascita. Esatto, che viene data al momento della nascita. Quindi noi lavoriamo a stretto contatto con, leggiamo, diciamo, le energie delle costellazioni dei pianeti. Per energie però intendiamo delle cose molto concrete. Adesso Emilia ve ne parla nello specifico. Beh, proprio nello specifico. Cioè, sono energie che hanno un nome, hanno una definizione secondo l'esoterismo classico, però sono veramente reali. Non sono, cioè, il pianeta è chiaro che è fatto chi di gas e chi di sasso, ma hanno queste energie che stimolano questi pianeti, che arrivano da loro a noi. Certo, con tutti gli inquinamenti mentali fanno un po' più fatica, però arrivano e ci danno degli impulsi, delle capacità di fare o di essere. Dipende poi dalla persona come riceve. Quasi sempre le persone accettano a grandi linee, senza saperlo magari, però lo dirigono la loro vita in un certo modo. Noi, scusa, noi Sì. ci distinguiamo perché nella nostra lettura dell'ergogramma noi utilizziamo le reali ampiezze delle costellazioni. Ecco, infatti Alcuni qua ti ci interrompo un capiscono. secondo, hai aperto subito un punto interessante. Innanzitutto già l'intervento di Emilia mette dei paletti interessanti. Diciamo che diamo per assodato anche a chi ci segue, se c'è qualcosa anche Eros e Pier che non siete d'accordo, se chi taccia consente, diciamo diamo per assodato che queste energie dai pianeti ci arrivano e chi più chi meno in base alla sensibilità può sentirle o anche in base alla coscienza esserne influenzato a volte anche senza saperlo. Questo, se anche qualcuno ci segue e non fosse d'accordo, diciamo, sarebbero un pochettino le basi. La differenza è che tra un'astrologia classica e la vostra, qual è, mi dicevi? Stavo spiegando appunto che noi non utilizziamo i 30 gradi dell'astrologia per Sì. quanto riguarda le costellazioni, ma la reale ampiezza delle costellazioni. Quindi facciamo un lavoro più astronomico, utilizzando la misura che viene data, le ampiezze astronomiche. E poi nella lettura noi non utilizziamo le case, perché di fatto in cielo le case non ci sono.
ma anche qui utilizziamo delle energie che sono i 10 concetti di Aristotele. Ma per tornare al discorso delle energie, vogliamo prima parlarvi delle sì. costellazioni. Sì. Le costellazioni hanno delle energie specifiche, ad esempio il Capricorno, l'energia, la qualità del Capricorno è l'audacia, il coraggio di cambiare, anche di grossi cambiamenti. Quindi quando nella vita tu devi affrontare un cambiamento noi andiamo a vedere se in quell'anno tu hai come supporto, cioè come aiuto, la forza e l'energia del Capricorno, che allora ti può dare il coraggio. Ad esempio, in questo periodo che noi abbiamo Marte, quasi tutti noi in Pesci, Marte è l'azione, l'abbiamo in Pesci, avete visto che non eravamo in grado di agire, che tutte le azioni sono state un po' impedite. C'è stato questo isolamento in cui noi ci siamo trovati, è dettato un po' da questo Marte in Pesci, che porta tra l'altro anche sì. molte malattie. Sì. E questa purtroppo. E comunque può anche essere psicologicamente deviante. Quindi ritornando a quelli che sono le costellazioni e i pianeti, noi ne abbiamo 12 costellazioni, anche se secondo l'astronomia, anche secondo i nostri calcoli, sta entrando il famoso Ophiuchus. Sì. Ecco, qua apri un argomento secondo me di assoluto interesse da chi ci segue, perché è una cosa molto dibattuta tra questo nuovo segno che è arrivato, che dice allora i segni sono 13, ma le energie sarebbero 12. Come ce lo potete spiegare voi questa cosa? Vai, spiegami. Ma lo fiuco, veramente, lo fiuco è presente da tantissimi anni, ma proprio vicino, cioè cerca di spingere un po' lo scorpione, però lo fiuco ha tante stelle come lo scorpione, sono costellazioni enormi in realtà, se vogliamo vedere l'astrologia e l'astronomia vera, però sta entrando proprio nel campo dello scorpione. Vorremmo farvi vedere e ci dispiace, magari qua sì. lo vedete meglio, vi abbiamo preparato questo che è molto interessante, perché vedi proprio che c'è questo Ophiuchus. Ah, prova a metterlo dritto che si intravede. Prova a metterlo dritto. Ophiuchus. Ah, si intravede. È qua, che sta entrando proprio all'altezza. Lo vedete questo foglio? Vediamo il cerchio, non vediamo bene le linee, secondo me. Tiziana, riesci a fare una fotografia con WhatsApp e mandarlo a Luca così? No, perché sei collegato al telefono. Va bene, intanto noi faccio silenzio un attimo qua. Allora, non possiamo parlare, possiamo richiamarci. Così intanto loro vanno avanti con la conversazione. Allora, e diciamo, intervengo io un attimo, perché con lo fuoco mi sento chiamato in causa semplicemente per una cosa, diciamo, pittoresca. Io conosco Cinzia ufficialmente da quando sono nato, in quanto Cinzia è di Bienno e la sua mamma era molto 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 amica della mia nonna, e ci siamo ritrovati dopo tanti anni. Ma la cosa curiosa è che io nei miei percorsi a un certo punto ho detto: a me piacerebbe scoprire qual è la mia stella di provenienza, perché tutto quello che avevo trovato non mi quadrava, non lo sentivo, non mi vibrava. Incontro Cinzia per caso, perché con il destino ti porta, e mi fa l'ergogramma, dove esce che io provengo, siccome io sono nato il 14 dicembre, io provengo direttamente da una stella dello Fiuco, con delle caratteristiche molto particolari. E la guarigione, tra l'altro. Esatto. La guarigione, non dimentichiamoci. Con una caratteristica molto particolare, che l'abbiamo vista il 14 dicembre, e questo per riprendere in campo l'eclissi solare che è venuta il 14 di dicembre, dove essendo io nato il 14 dicembre, la eclissi solare all'interno dello Fiuco
è più che normale che uno che percepisce l'energia direttamente su se stesso ha una grande ribaltata, perché se io fossi nato il 14 di giugno probabilmente questa cosa l'avrei sentita proprio poco. Essendo direttamente questa cosa nella mia costellazione principale, a livello bioenergetico io l'ho percepita tantissimo. È fortissima, ma infatti la, grazie Pierre, infatti la caratteristica, la cosa interessante delle costellazioni, spesso le costellazioni le guardiamo per sapere come andrà l'anno, se avremo un anno bello, un anno brutto, sono del Cancro, sono dei Gemelli, no, sono le qualità, perché il Capricorno è l'audacia, i pesci, la L'acquario è la discrezione, i pesci è la fratellanza, l'ariete è la devozione ad un ideale. Se voi volete aprire, diciamo, una comunità o volete iniziare una nuova religione, una nuova fase politica, dovete mandare avanti un ariete, perché l'ariete ha la dedizione ad un ideale. Il toro invece, la qualità è l'equilibrio tra la materia e lo spirito. Il gemello è la perseveranza, che ricordatevi che ogni energia ha sia la parte positiva che negativa, quindi ad esempio il gemello, che è un simpaticone ed è perseverante nelle sue azioni, perché se voi guardate la costellazione del gemello è una finestra. Il gemello fa dei grandi casini, ma sempre all'interno della stessa cornice, non esce mai dal suo quadro. Ma è perseverante anche nei difetti, perché c'è sempre la parte, quella, diciamo, l'energia costruttiva che esotericamente la definiscono angelica, e l'energia quella meno costruttiva che la definiscono, diciamo, demone. Però è il buio e la luce. Il Cancro è il distacco emotivo. Quindi se tu ti vuoi programmare nella vita il distacco da delle situazioni, è l'energia della costellazione del Cancro che ti può aiutare. Quindi quando si parla di ergogramma, quando si parla di pianeti, quando si parla di costellazioni, non è tanto per sapere il proprio futuro, ma come poter entrare in contatto delle energie di queste costellazioni, dei pianeti, perché i pianeti, ad esempio, la Luna è legato all'energia degli angeli, Mercurio è legato all'energia degli arcangeli, abbiamo ad esempio Nettuno che è legato all'energia dei serafini. Quando vi arrivano quelle pensate, quelle cose geniali, solitamente chi si è mosso? L'energia dei serafini. Ecco qua, non aprirei altre parentesi, che già stasera abbiamo parecchia carne sul fuoco da... quindi il discorso degli angeli, ecco, così. Però se ci sono domande, ragazzi, quello che è il mondo energetico. Ma infatti volevo, diciamo, dire, vuoi finire? Volevi finire brevemente il giro dei segni che stavi facendo, che così poi chiedo un parere veloce a Eros su una cosa che era molto interessante. Allora, eri arrivata il giro dei segni, a Gemelli, eravamo arrivati al distacco. Il leone è la compartecipazione, il compartecipare, che è anche un po' la compassione. La bilancia è, no, la vergine è la diplomazia. La bilancia è l'ottimismo. Lo scorpione è la tenacia, ma anche lo sviluppare la pazienza. E il sagittario è il pensiero nuovo. Tornando all'Ofiuco, è interessante perché l'Ofiuco si è fatto spazio, diciamo, all'interno dello scorpione, e anche l'Ofiuco ha un serpente, è rappresentato da questo serpente, un po' come lo scorpione, che è un animale terrestre. Ma è anche la conoscenza per eccellenza, perché attenzione, lo scorpione con questa tenacia, pazienza di scavare, arriva al profondo delle questioni anche di studio, diciamo, delle energie, e l'Ofiuco porta la medicina, con però vicino il meraviglioso Sagittario,
che è il pensiero, è l'innovazione, sono i nuovi pensieri. È molto molto curioso, ma chiedo anche alla signora Emilia che mi ha detto è qualche anno che c'è lo fiuco, da quant'è che si sta inserendo, da quanti anni, per curiosità? Che mi interesso di queste cose. No, che lo fiuco si sta... L'Emilia non sente tanto. Prova a spiegargli. Sì. Ha chiesto da quanto tempo che lo fiuco si sta inserendo. Questo ci vorrebbe un astronomo a dirlo. Ah, ok. Cioè, però lo fiuco 500 anni. No, tu noi questa sì. Carta l'hai io dalla... ho la carta del cielo e lo fiuco è sempre stato lì, non è che era molto lontano. Ah, ok. Perché si muovono lentissimamente, le costellazioni hanno dei movimenti molto lenti, per cui lo fiuco era sempre presente. Ma era esterno però. Ma era esterno alle 12 costellazioni classiche. Era posizionato come in background. Ecco. Adesso invece si sta, okay. Perché tutto il sistema solare, tutta la galassia si muove, hanno dei movimenti anche sincroni, perciò questo fiuco ha trovato lo spazio e sta... è un po' il suo momento, diciamo. Vedere. Allora... Ma deve essere una cosa a cui diamo il benvenuto, certo. Perché tutte le novità devono essere abbracciate, certo. Rimanere... Sarà un messaggio anche lo fiuco, anche lo... sarà un messaggio. Sono d'accordo. È interessante, sì. Anche lo fiuco sarà un messaggio per noi, sì. Perché la cosa più, forse il grande limite dell'umanità, secondo i nostri studi, è l'abitudine mentale. Sì. Irrigidirsi in certe situazioni, in certe idee, in certi atteggiamenti soprattutto. Esatto. Guarda, mi trovate d'accordissimo su quest'ultima parte e aggiungo quindi, anche che il cambiamento avviene anche se noi lo vogliamo o no, quindi forse magari è il caso di accettarlo. Volevo passare velocemente su Eros un secondo, poi torniamo su di voi prima che ve ne andiate, che approfondiamo il discorso. Volevo chiederti, Eros, prima domanda veloce, che segno sei, per curiosità? Che segno sono? Sì. Dei pesci. Grande, pesci anch'io. Pesci, poi magari... Anche lì Eros, per spiegare un po' la differenza che è un po' difficile da digerire, per noi ad esempio abbiamo guardato, tu non sei dei pesci ma per noi sei nato il 3 maggio, io tutti dell'acquario. Tu che giorno Eros? Il 24 di febbraio. 24 febbraio lui... Perché alla fine io sarei dell'acquario, quindi sì, secondo i loro calcoli. Nell'astrologia... Anche tu saremmo sì, tutti e due dell'acquario. Vedica, sono per acquario. Noi ragazzi, voi cadete nell'acquario. Questo è un discorso non che pesci. Devo rivalutare tutti i miei primi 34 anni di vita. E quindi volevo chiederti, Eros, allora, dal punto di vista stasera ti occupi di tante cose, stasera sei qua magari anche per darci un punto di vista di cosa, magari l'esoterismo o le scuole esoteriche del passato, così che si legavano molto all'astrologia, possono aiutarci magari a capire questa situazione, quello che ci ha spiegato Cinzia e Emilia, e anche poi i tuoi pareri personali, dettati comunque dal tuo vissuto e dal tuo credo, diciamo. Ecco, questo è... che non mastichi meglio. Viene bene. Invece una cosa che non mi viene bene, guardate lì, vedi, la libreria dietro, guarda. Dove sono i libri? Sì. Dove sono finiti i libri? Come mai non c'è la libreria con i libri? Che tu... quando si fanno le dirette bisogna avere una libreria con tanti libri, no? Così sei intelligente e si vede che ne sai tu perché hai i libri. E noi in cinque okay. Neanche un libro abbiamo messo dietro, cavoli. Quindi no, la cosa interessante è che non ne leggo di libri perché fanno male. Poi posso anche spiegare perché fanno male, però ci metto un po' e vado fuori tema. E mi piaceva invece, interessante perché non posso stare qui a farvi testimonianza di nulla rispetto a quello che può essere stato detto nel passato, perché non sarei credibile, io sostengo che non lo sappiamo. Preferisco anche. È stato detto nel passato, lui sostiene. Preferisco non lo sappiamo. Non saperlo. Cioè preferisco che in quest'epoca soprattutto non si sappia il passato. Ho i miei sani buoni motivi, perfettamente spiegabili, anche con parole banali, come diceva, no, cosa che hai detto prima? No, infatti, banali, se vuoi puoi anche argomentarceli.
è meglio non E quindi potrei anche spiegarlo, però in realtà mi affascina di più anche ascoltare la sensibilità delle nostre amiche che di fatto ti danno delle ispirazioni, cioè per quanto ne vedo io ci sono sempre state delle forze che in un sistema intervengono per cambiarlo. Ma mi viene in mente banalmente un frutteto, cioè, dentro ci sono attaccati dei funghi che sono stagionali, magari durano per un mese, compaiono, quell'anno c'era particolare umidità, bruma che si depositava e milioni, miliardi di umanità di funghi si sono susseguite tra marzo e aprile vicino agli ulivi. E dipende dalla dimensione esistenziale, però poi quando arriva il freddo, chiaramente il freddo è qualcosa che richiede un cambiamento. Il fungo deve diventare quiescente, deve nascondersi sotto la terra, deve entrare nel suo inverno. E va bene, e questo è tutto un sistema, è tutto un ciclo di qualcosa che è un sistema molto più sofisticato, che attraversa verticalmente questa cosa in tutte le sue possibili dimensioni. Ma quindi un pochino la questione la volevo riprendere sulla questione del cambiamento, che è parziale, cioè voglio dire, non c'è una regola che dice che quando le cose cambiano ti devi adattare, non c'è un motivo per dirlo, non c'è un riscontro da nessuna parte. C'è una regola che dice che quando le cose devono cambiare è giusto che le assecondi, quando invece non devono cambiare è giusto che lo impedisci, perché se tu ti siedi al cinema, stai tranquillo, arriva uno e ti prende, ti spinge e ti dice spostati più in là, tu puoi anche decidere, dici no guarda sto seduto qua. Chi ha detto che è meglio spostarsi? Ah no, a me mi trovi d'accordo, io mi riferivo semplicemente alle cose che non possiamo cambiare, ovviamente, quelle tipo di accettare il cambiamento, magari delle cose più grandi. Ma come puoi ovviamente definire cosa non è? Ma lì c'è si aprirebbe un bel discorso interessante. Certo, ma mi va benissimo, no? Nel senso che sono d'accordo anche che ci sono queste potenze, queste forze, no? Che agiscono, però chiaramente se c'è un vento forte qualcuno ci mette una vela, qualcuno si nasconde in casa, qualcuno protegge le piante, qualcuno ci mette un rotore eolico, ci produce energia. Cioè il vento è il fenomeno, come noi reagiamo al fenomeno invece è un'altra questione, quindi bisogna capire dove noi andiamo a ubicare l'osservazione, perché come quelli che dicono che il mondo lo fai tu e perché dipende da te, da quello che tu vedi, cioè allora tu vedi il mondo in un modo, allora diventa così, non è vero neanche un po', non è vero, perché noi abbiamo accesso forse a uno strato infimo di tutto ciò che siamo come esseri, e quindi in quello strato infimo noi non sappiamo fare assolutamente niente, obbediamo a leggi che hanno e comprendono anche delle potestà come quelle planetarie, e quindi bisogna vedere poi queste potestà come caricano, come ripercuotono sul sistema tutto. Capisce, parla delle potestà di intanto, e quindi diventa più sofisticato il sistema. Ok, diciamo che hai aperto un bel po' di cose interessanti, magari tra un attimo poi le approfondiamo. Adesso Pierre, hai qualcosa di brevissimo da aggiungere, che poi torniamo a Cinzia e Emilia e che voglio fargli delle domande. Allora ti dico dal punto di vista dei numeri. I numeri, quando tu fai un cambiamento di energia, ti dicono che è una possibilità, no? E qui entri nel concetto, se vuoi, in un concetto, mettiamolo tra virgolette, di libero arbitrio, dove tu puoi scegliere di spostarti, come puoi scegliere anche, come diceva Eros, di stare lì. Esatto. Il punto, secondo me, interessante è se tu impari ad ascoltarti, dovresti dire qual è, secondo me, la cosa migliore, tra virgolette. Che poi anche questo è opinabile, perché comunque l'anima fa un'esperienza, e quando l'anima fa l'esperienza, per lei è utile sia spostarsi che stare lì. Sostanzialmente lei dice, va bene, una parte poi vedo stare lì cosa succede, l'altra parte vedo il contrario. Quindi è molto più complesso. Adesso noi possiamo anche tradurlo banalmente, ma poi è vero tutto e anche il contrario di tutto nelle cose.
perché come diceva anche prima Eros, è interessante anche capire in che dimensione sei, in che stadio di consapevolezza sei, e allora cambia un'altra volta tutto. Questo è un altro punto, diciamo sì, punto di vista, se vogliamo, sulla lettura dell'energia, sulle possibilità che sono astrologiche o non. Infatti, sta dicendo, dipende da che punto sei, sì, per la lettura dell'energia. Certo. Ci sono persone che non... Effettivamente, Pierre, sì, è chiaro, quello è fondamentale, dipende, sì, da che punto sei. Perché se sei a un punto di ascolto tale di te stesso, voli. Ma il punto, infatti, di questa sera era parlare di energie, ma energie considerando noi stessi, cioè che esperienza noi stiamo facendo. E anche qua, se io sto facendo l'esperienza di un criminale e non rubo, non sto facendo l'esperienza. Bravissimo, perché infatti non ha importanza che tipo di esperienza fai, ma che cosa farai di quell'esperienza. Ed è lì. Vai. E soprattutto fare l'esperienza che è in linea col tuo percorso. Esatto, perché io ad esempio, se avessi scelto in questa vita di fare il medico, avrei sbagliato totalmente. Quindi riuscire a, prima di tutto, capire, no? Sentire sinceramente, perché ci vuole grande sincerità verso se stessi, capire un po' veramente qual è quello che sei e il ruolo che hai, e poi attraverso questa energia, appunto, la lettura di noi parliamo di ergogramma perché ci è stato insegnato l'ergogramma, che è stato creato dalla Mercedes de Otto Salimei, una donna che stimiamo tantissimo, appunto, che ti permette di vedere che strumenti hai nella tua vita per impostare il tuo percorso. Poi il libero arbitrio è il libero arbitrio, io posso decidere di non utilizzarlo. Guarda, vi ringrazio, no? Vi ringrazio sia Pier che Cinzia adesso di questo intramezzo, perché io vi avevo chiesto prima della trasmissione di essere banali, che era un modo un po' forzato di dire semplici in realtà, perché c'era stato chiesto dai nostri amici ascoltatori che hanno detto: guarda, quando cercate di dire cose banali, in realtà è il modo in cui risultate semplici, perché a volte questi argomenti sono complessi, e avete messo proprio una chiarezza importante che io mi ero dimenticato di permettere ogni volta che facciamo delle trasmissioni. Cerchiamo sempre di spiegare questo. Dovete poi vedere dal vostro punto di vista che cosa vi può risuonare e che cosa vi può essere utile in quello che diciamo, e se avete qualche dubbio poi comunque condividerlo e cercare di vederlo con noi sempre, e soprattutto poi, come ha detto Pier, vedere di che cosa potete farne di alcune energie, di alcune situazioni. Vai, poi una domanda. Molto interessante quello che ha detto Eros, perché il contatto anche con la natura, ma anche con le stagioni. Ieri è vero che c'è stato questo passaggio importante di Giove e Saturno, ma soprattutto era il solstizio, e veramente l'entrare dentro se stessi, quando si dice che arriva l'inverno, arriva il buio, e a quel punto la luce la devi cercare dentro di te, perché se noi seguiamo le stagioni, quello è, che è un po' quello che dicevi tu, Eros, quando hai detto che va sotto la terra, no? È così, non dimentichiamoci che noi siamo qui su questa terra a contatto con la natura, a contatto col quotidiano, e che la stessa natura è soprattutto energia, le stagioni sono energie, ed è tutto un mettersi in ascolto. Sono d'accordo, e non solo, il ciclo giorno e la notte ci esce più evidente da vedere, il ciclo delle stagioni, dopo un po' impari anche a capirlo, e magari cicli un po' di 7 anni così alla lunga, quando hai una certa età li hai anche imparati a leggere, sicuramente un ciclo di 400 anni come può essere la congiunzione o di 700 Giove-Saturno, sicuramente può risuonarci di meno, possiamo capire di meno di cosa si occupa la differenza, può essere più un viaggio magari mentale, provare a ragionarci sopra, che viverlo proprio, che riuscire a riconoscerlo. Giustamente l'Emilia ieri sera, quando parlavamo di Giove e Saturno allineati, lei mi ha detto: però vorrei ricordarti che sono comunque a 700.000 anni luce di distanza, non è che si sta andando la mano. Allora, una cosa, che prendo il punto dei libri di Eros che diceva prima, esattamente quello che stai dicendo anche te. Se io devo sentire,
quindi percepire, attenzione alla razionalizzare, perché se io leggo tanti concetti, metto tanti concetti che sono mentali, come diceva prima Eros, io non sento più. Giusto. Quindi io, cioè, c'è una vocina dentro di me che diceva: smetti di leggere libri perché sta inquinando il tuo sapere. E quello che diceva prima Eros è un sapere che noi abbiamo dentro, ma se tu continui a livello ossessivo a leggere, a leggere, a leggere, tu perdi il tuo sapere, vai a prendere il sapere dell'altro, che non è detto che è così, perché non è detto, e qui tu perdi il tuo sentire a favore magari di una verità che è quella di un altro, ma non è per è te. È vero, però anche in questo, Pier, c'è una stagione. Perché c'è la stagione della giovinezza in cui vuoi accumulare sapere e quindi leggi, leggi. Poi arrivi una stagione un po' intorno alla nostra età. Anch'io oggi ho guardato la mia libreria e mi sono detta: ma sai che ti dico, regalerò alla libreria comunale tutti i libri. Ma è un'altra fase, anche in quello va rispettata la stagione dell'essere umano, eh? Penso che l'abbiamo fatto tutti, catastrofi, esatto. E poi basta. E poi esatto, però ci deve essere anche quella esperienza. Sono d'accordo, scommetto che ero stesso che ha detto che i libri non vanno letti, ne avrà letti a centinaia. Ma è così. Ne approfitto prima che vengano lasciate, vanno lasciate le spalle, quando le hai mangiate e digerite le lasci alle spalle. Ecco, diciamo educatamente, lasciate alle spalle, dopo mangiate e digerite ce ne possiamo liberare. Sì, certo. Dicevo, io ho fatto la battuta che ha detto: ti hai consigliato di non leggere i libri, però ne avrei letti qualcuno ne avrei letto prima di fare questo consiglio. Ma qualcuno, no, ho letto molto. Non ho letto molto, francamente. Cioè, ho una mente molto attiva, quindi processo molti dati, ho molte cose nella testa, quindi i concetti ce li ho nella testa, però sono concetti che non ho elaborato da solo, funziona così, non ho letto moltissimi Cinzia, scusa? E non mi piace, non è un'attività che mi diverte. C'è una domanda di Cinzia, forse? Sì. No, è l'Emilia adesso. Sì. Che ti stai dimostrando un vero acquario, l'acquario curioso, l'acquario molto di mente, molto perspicace, molto ad ampio raggio, ti stai dimostrando. E poi hai anche un valore economico, visto che ti sei definito un data e adesso è quello che vale. No, vabbè, questo interessante. Diciamo che sì, non sono abbastanza acquariano. Comunque, sì, mi ricordo quando degli amici mi hanno fatto notare che nell'astrologia vedica, nello Jyotish, ero acquario, e in effetti il pesci ce l'ho un pochettino. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con i pesci, però ecco, sempre nell'astrologia vedica. Ho la luna in pesci, quindi ho la testa un po' da pesci. No, la luna in pesci per me è ancora a quanto pare. Sì, queste due proprio acquario. Sì, proprio acquario. Ma scusami, la domanda banale, Eros, ma questo comunque è il calcolo dell'astrologia vedica. Infatti, volevo dirti, l'astrologia vedica. Calcolo stereotipo. Non la conosciamo. L'astrologia che fa i calcoli. Che quindi considera le costellazioni in maniera matematicamente, astrologicamente corretta, calcolando e tenendo conto anche della precessione degli equinozi e di tutte quelle che sono le dinamiche celesti, un po' come fate voi, quindi infatti motivo, probabilmente i calcoli dovrebbero tornarvi uguali. Vedica vi dice tutto giusto, come Google peraltro, perché se voi su Google andate indietro al giorno della vostra nascita vedete il cielo, quello è, ok? E non è quello delle costellazioni tradizionali, perché è convenzionale l'astrologia del Papa, ok? È un'astrologia convenzionale. Esatto. Io so, apprezzo abbastanza, appunto, queste dissertazioni che facciamo. Abbiamo preso a caso un ergogramma per farvi vedere la forma che ha una persona, ad esempio, questo è il disegno che è uscito. Quando è nata questa persona, ce n'è un altro, magari quello della aspetta, e questa invece può essere un'altra forma.
Ma che cosa sarebbe? Ce la puoi spiegare bene anche a noi Sì, profani? quando questo è un ergogramma E e ti cosa fa rappresenta? vedere, cioè, è il disegno, la posizione, la forma che avevi tu in cielo alla nascita. Basandoci Si sul... vedono. Basandoti su, perché noi i dati li mettiamo tranquillamente come su questo, come si chiama, il cerchio, sì, questo, esatto. Però poi esce questo disegno, da questi dati a ognuno esce il proprio disegno individuale, ecco, per Ok, cioè farti stracciando un'idea. praticamente delle linee in base a come erano posizionati i pianeti. Sì, ed esce la tua forma. Ok, e usate le 10 case, mi dici, le 10 energie o le 12 case in questo caso? Non usiamo noi le 12 case, Le 10 usiamo le energie. Pier, volevi dire 5 qualcosa un energie attimo? dei pianeti. Pier, volevi dire una cosa un attimo fa, no? Ah, mi sembrava che... Allora ti chiedo velocemente, prima che scappate, voglio approfittare di questo. A questo punto, visto che abbiamo parlato del fatto che sì, molti astrologi di in questi giorni, ed è questa un po' l'argomentazione principale che ci ha spinto a fare il salottino, parlavano dell'entrata nell'era dell'acquario, mettiamola così, che si era stata sbagliata di 8 anni rispetto ai Maya, insomma, ci sono state un po' di teorie a riguardo. Allora, voi a questo punto potreste aiutarci a fare un po' di chiarezza per quanto riguarda questi giorni, questi mesi, questo periodo, dal vostro punto di vista astrologico, astronomico, scusa, a questo punto. Astronomico, no, siamo ancora lontani, ci stiamo preparando, ci si sta avviando, probabilmente arrivano già delle sollecitazioni, ma siamo ancora lontani almeno 100 e più anni All'essere dentro l'era Dentro, proprio dell'acquario, all'interno, ci stiamo preparando ci però. arrivano già delle sollecitazioni probabilmente, perché è chiaro che ogni epoca ha quel momento che sta entrando la pienezza e poi l'uscita. Come in tutte le cose ci sono comunque sempre i precursori, c'è cioè qualcosa che arriva prima, che apre la strada e Sì, poi... cioè, ecco i precursori. Sì. Vi abbiamo preparato, l'avevi scritto, l'avevamo scritto da qualche parte Che cosa? su Giove Saturno. Ah, sul mio, Sì. guardamelo lì, è lì. Aspettate che ve lo troviamo, intanto E se... quello lì che hai preso, il Ah, mio. intanto faccio una breve analisi. Allora, è interessante questo. Noi, il 21 dicembre è stato un po' interessante proprio per la congiunzione Giove-Saturno, il fatto che c'era questo, diciamo, passaggio nell'era dell'acquario fondamentalmente, ma soprattutto è il solstizio d'inverno, quindi è il momento in cui, come diceva Cinzia, la luce vince sul buio, ogni anno si ripete, fondamentalmente chi ci ascolta, anche noi abbiamo spesso rivissuto questo momento nel corso degli anni passati, quindi diciamo questo concetto di energia ciclica che torna, questa qua diciamo è l'energia principale che aiuterebbe un attimino questo momento di fondamentalmente risveglio e rinascita, che avviene più o meno comunque ogni anno. E qua ci possiamo collegare un po' al discorso che fa anche. E poi sempre anche quello, dove volete andare, qual è la vostra missione, che cosa state facendo, cioè a qualcuno magari interessa andare verso il risveglio, che ci vada lui singolarmente, è il suo compito, magari è il suo destino. Questa era una premessa, intanto che cercavi quella cosa che ci dicevi. L'abbiamo Sì, trovato. certo. No, tu volevi sapere la congiunzione, questa congiunzione così particolare, Giove-Saturno? E danno molta autorevolezza, danno molta energia per chi vuole appunto fare i cambiamenti. Si possono fare vaste realizzazioni. Cioè c'è proprio un campo aperto per chi vuole operare sul serio, seriamente. E poi la cosa bella è che questo Giove in Capricorno, per noi, Per no? noi in Sì, Capricorno. dà molta audacia appunto per fare queste realizzazioni. Invece il Saturno ti dice ciò che non serve più, eliminalo. Proprio eliminare tutto quel surplus che abbiamo accumulato di idee, di abitudini, di strumenti, cioè servircene, però non farli diventare protagonisti della nostra vita. Dobbiamo essere noi, proprio l'essere umano, cosciente,
vivere questo nuovo periodo che sarà molto importante e che ci prepara ad arrivare, sì, alla completezza dell'uomo, perché l'acquario è la completezza dell'uomo quale essere persona unica umana. Allora, se pensate che è molto, aspettate che adesso vedo di trovarlo, dell'acquario, per farvi capire un po' quello che può essere l'era dell'acquario quando arriverà e per cui noi ci stiamo preparando. Dice, prima di tutto, l'acquario porta ad entrare in se stessi e osservarsi, ma rappresenta anche un condensatore, è l'inizio della grande marcia. L'acquario rappresenta dal punto di vista interiore la realizzazione della propria umanità e dell'intero programma karmico. Wow. Anche quello della terra. Anche quello della terra. Sì. Quindi è un grande programma, grande, grande. Molto, molto bello. Tutti e due gli interventi, sia quello di Emilia che il tuo, tutti e due molto. Su questa cosa vorrei dire un altro aspetto: che quello che ha detto Emilia, soprattutto per il pianeta Terra, è lineare anche in numerologia. Cosa che in numerologia cambia invece è l'esperienza del singolo, ok? Perché l'esperienza è singolo. Okay. Era lei con la sorda, poi non senti tu, Cinzia. Sì, ma infatti. Perché l'esperienza del singolo? Ad esempio, vi faccio un esempio. Io ho compiuto gli anni il 14 dicembre, ok? Per me il 13 dicembre era la fine dell'anno 2019. Mi seguite? Io comincio l'anno 2020 il 14 dicembre e chi è nato a gennaio lo finisce. Quindi anche nel nostro le energie che influenzano me, le energie che influenzano Eros, le influenze che influenzano Cinzia, anche se siamo, e le influenze che si vedono Gianluca, anche se siamo nello stesso giorno, funzionano in modo totalmente diverso. Ok? Cioè, in astrologia si è sempre guardato, nel caso di Giove e Saturno, per decidere, per agire quali sono le energie favorevoli. Ok? Quindi io devo agire, fare questo cambiamento, apro un'attività, tra virgolette. Ok? Ma devo sempre guardare, nel mio discorso personale, se io vado a guardare il suggerimento che dà Erminia, non devo aprirla oggi, io, la mia attività personale. La devo aprire entro l'anno astrale che lei dice. Ma certo. Hai capito? Devi sempre guardare tu chi sei, come sei messo. Perché se tu la apri prima, è vero che dopo avrai, però parti già in, magari da un'energia da dove spingere, piuttosto che un'energia che si incanala già da sola. Oppure, il contrario, parti con un'attività quando l'energia di spinta è già finita. Ma infatti, Pier, tu sai benissimo che noi ci facciamo l'ergogramma di nascita per analizzare le energie che avremo a disposizione nella nostra vita. Sì. Vediamo una vita precedente con i calcoli per vedere da dove veniamo e cosa non abbiamo concluso, chiaramente sempre facendo i calcoli. Ma l'analisi che noi andiamo a fare ogni compleanno è per vedere le energie individuali che abbiamo a disposizione per quell'anno. Esatto. Poi se le vogliamo usare le usiamo, se non le vogliamo usare non le usiamo. E proprio sì. In chiusura noi vi volevamo lasciare una chicca. Oh. Che è un'altra. Che è quello che noi facciamo ogni anno. Nelle 12 notti sante, che le chiamiamo sante perché vanno dal 25 al 6 gennaio, vengono chiamate sante perché l'influsso delle costellazioni è fortissimo. In queste 12 giornate, partendo dal Capricorno, noi ci programmiamo tutto l'anno dopo.
E per te, per voi e i vostri, no, i telespettatori o quello che è, quelli che ci stanno ascoltando, vi vorremmo spiegare questa cosa se ci concedete alcuni minuti. Ah beh, siete voi Allora, che avete fretta. iniziate il 25 di dicembre, vi programmate gennaio che sarà sotto l'energia della costellazione del Capricorno. Riguardate a ritroso quello che avete fatto a dicembre 2020 e vi programmate il gennaio. Quando vi programmate gennaio, l'energia, vi abbiamo detto, di gennaio del Capricorno è l'audacia. Se dovete aprire una nuova attività oppure se dovete lasciare qualcosa di vecchio e non avete il coraggio o fare un'azione veramente che vi richiede coraggio, ve la programmate a gennaio. A febbraio, quindi il 26, il giorno dopo di dicembre, vi programmate qualcosa che vada a stretto contatto con l'acquario, con la qualità dell'acquario, quindi la discrezione Nel muoversi nel tra le. muoversi, nelle azioni, oppure una qualità che non vi appartiene e volete sviluppare dentro di voi. Prima di mettere giù scritta la programmazione di febbraio, rivedete quello che avete fatto novembre 2020. Poi passiamo al 27, che avete il meraviglioso Pesci, che è la fratellanza. Se volete programmare di aiutare un amico o iniziare a fare qualcosa di volontariato, va programmato con l'energia del Pesci. E vi guardate a ritroso l'ottobre. Poi il 28 c'è il meraviglioso Ariete che butta giù tutte le porte. Se volete intraprendere una nuova strada come ideale di vita, programmatevelo con l'energia proprio sana, pulita, della dedizione ad un grande ideale o a un pensiero nuovo. Poi avete il toro il giorno dopo, che è trovare l'equilibrio tra i bisogni materiali e quelli spirituali, perché noi siamo materia e spirito, non siamo solo spirito o solo materia. Quindi potete programmarvi, magari che se aprite un'attività non dovete fare lo sconto a tutti, per dire, insomma, il giusto equilibrio. Poi vi programmerete un bellissimo gemelli quando avete bisogno di essere perseveranti in un progetto e l'energia del gemello, della perseveranza. Quindi se state intraprendendo un progetto e vi sentite a metà dell'anno, Certo. siamo a giugno, magari un po' di perseveranza ci vuole. Poi vi potete programmare, siamo arrivati a che data? Mercato. Ma a che Ah data? sì. Saremo intorno al primo, al 2 di Sì, gennaio tornando. e guardate sempre a ritroso, c'è cioè il distacco di cui vi avevamo parlato, se dovete magari avere un distacco emotivo dalle situazioni che vi fanno ancora soffrire, va programmato con quell'energia. Poi abbiamo la compartecipazione, se volete avere una bellissima festa, agosto è perfetto col leone perché ama essere circondato e quindi compartecipare con gli altri. Poi se volete vi potete programmare la Vergine, quindi la Diplomazia, ma diplomazia cortese, cioè quella cortese. cortesia che non urta i sentimenti di nessuno. Esatto, poi abbiamo la bilancia che Sì. siamo arrivati a ottobre e vedete che chiudiamo l'anno con Ottimismo. l'ottimismo. Lo scorpione poi se volete dovete essere tenaci o sviluppare la pazienza e alla fine sigilliamo la programmazione con l'energia del Sagittario che è il pensiero nuovo. E via di nuovo Quindi un se altro ciclo. volete Bellissimo suggerimento, io me lo stavo pro segnando tutto, poi ho detto lo riguardo dopo perché era troppo, Ve anche lo voi da casa. manderò, ve li Ecco, manderemo da bravissime. mettere su Lo Facebook. Se aggiungiamo vuoi al video sui sotto, quindi social. potreste trovare in descrizione, Esatto. perfetto.
perché è molto allora interessante. Così il significato di questo inverno, di questo solstizio che è iniziato, no? Di questo buio che aiuta però a programmare l'anno nuovo, può esservi utile. Grazie. Grazie. Sarà utilissimo, spero, almeno a me personalmente sì. Auguro anche a tutti quelli che ci stanno seguendo. E anche un altro augurio è questo qui, proprio già reiniziate a immaginare, a sognare qualcosa per il futuro a breve termine, visto che nei mesi scorsi ci hanno più che tolto il presente, che vabbè, a volte uno per qualche giorno può anche stare in casa, ci hanno tolto il futuro, la possibilità di immaginare, che secondo me, almeno dal mio, per come sono fatto io, è ancora peggio. Quindi almeno quella potete riprendervela già adesso in casa, rispettando i DPCM, quindi mi aggrego al consiglio. Esatto, e poi eliminate il giudizio, perché alla fine siamo solo degli esseri umani, ma siamo anche molto. Bellissime parole. Volete aggiungere qualcosa, Pier, Eros? No, io lo sono preoccupato perché Cinzia deve arrivare dall'altra parte di Milano, è vero che gli piace parlare, ma... Io allora no, farei così, vi forzo a chiudere, se no voi restate qui. Vi ringrazio tantissimo, signora Emilia, grazie mille, è stato un piacere proprio conoscerla, e spero che magari, non so, passate queste feste, magari se volete tornare ospiti da noi, approfondire qualche discorso, come sono andate le 12 notte sante, eccetera, l'invito è aperto, quindi fatevi sentire, che sarà sempre un piacere per noi ospitarvi. Grazie, buona meditazione a tutti e buona vita. Ciao, grazie mille. Ciao. Un abbraccio. Buon tutto, grazie mille. Grazie a voi. Ciao Pierre! Ciao! E ciao Eros! Ciao ciao!